Ciao raga, bentornati sul mio canale, come state? Spero bene. Come potete vedere siamo in macchina, io, mio papà e Francesco Lucio. E mio papà ci sta accompagnando in aeroporto perché, come vi ho detto, come regalo per i 2 anni appunto ho regalato una vacanza. Ma come voi, lui non sa ancora dove stiamo andando. Ah, me lo puoi dire per favore, se puoi spegnere la telecamera e dirmelo? No. Io lo so. No, grazie. E niente, beh, adesso ci vedremo in aeroporto e poi Gabriel scoprirà tutto. Siamo arrivati in aeroporto. Mi tiene neanche la valigia. No, mi stai già usando un appendino, ma poi dove stiamo andando? Tra poco lo scopri, dai, non rompere, vieni. Ora pausa cena perché sono le 7 e dobbiamo imbarcarci alle 8. E nulla, ci vediamo quando scoprirà la destinazione. Siamo sicuri che non mi stai portando tipo a Padova, in quel che posso stare. A Padova, secondo te ci vai con l'aereo? Cazzo, ne sai. Il volo è in ritardo, però fra poco dovremmo esserci. Mi dici dove cazzo andiamo? Tra poco lo scopri. Oh, ha un mood bello nei video, deve essere una voce aesthetic, assoluta. Dici dove andiamo, per favore. No. Comunque guardate che bel tramonto che c'è. Stiamo per salire sull'aereo, io avevo la priorità, Gabriel no. Quindi non so cosa stia pensando, però ovviamente ha scoperto dove stiamo andando, quindi fra poco vi riprenderò la sua reazione. Amore, cosa ne pensi? Hey, Grecius, mi fix, Corpus! Ti piace? Yes! Che bello, amore! Noi ora decolliamo e ci vediamo all'aeroporto di Corfù. Siamo arrivati in Grecia e niente, ora dobbiamo correre a trovare un taxi per arrivare ai nostri appartamenti e ci sentiamo appena arriviamo in appartamento. Raga, siamo arrivati nel nostro appartamentino. Ti piace? È bellissimo, bene. Domani che c'è la luce vi faccio vedere bene tutto, anche la stanza. Vi diciamo tutto e poi vi portiamo con noi. Ciao raga, buongiorno. Sta pisciando, dice. Comunque, prima di andare a fare colazione e comprare qualcosa per l'appartamento, vi faccio fare un mini tour. Questa innanzitutto è la vista, lì c'è la piscina che dopo vi faccio vedere. Comunque non siamo proprio direttamente davanti al mare, ma molto vicini. Come potete vedere sono appartamentini. Qua si entra nel nostro e abbiamo frigo, microonde con fornelli sopra. E vabbè, queste varie robe, per armadi con le posate, eccetera. Qua il tavolo per mangiare, una finestrina. Poi andando avanti, qua abbiamo l'armadio, che devo ancora finire di mettere le cose. Gabri che sta pisciando e quindi non posso far vedere il bagno. Lo stai facendo vedere comunque. Vabbè, ma non si vede. Qua ho già messo le mie cose, la doccia e poi la camera. Vabbè, abbiamo appena dormito, quindi non è nel miglior ordine. La valigia che ancora devo disfare. Qua postazione make up. E qua l'altro balconcino che dà sul retro, però con un tavolino. Raga, stiamo scendendo, questa è Gabri, questa è la piscina e poi lì c'è un posto dove si può mangiare. È arrivata la colazione, io ho preso un toast con la Nutella perché era l'unica cosa che avevano. Succo alla pesca, questo è lo smoothie di Gabriel, molto buono. E ora lui arriva panino col pollo, classica colazione. Ok raga, siamo tornati un attimo in appartamentino perché abbiamo fatto un po' di spesa con cose fresche anche per la colazione. Io sono attualmente così per il caldo che fa e adesso infatti penso che io e questo uomo ci butteremo in piscina per poi andare a mangiare e andare al mare. Raga, abbiamo appena fatto bagnetto in piscina e ora stiamo un attimo finendo di asciugare, che adesso il sole sta non morendo. Adesso saliamo, ci facciamo l'insalatina e poi mare. Insalata fatta e ora chiamiamo baby. Fatta insalata. Oh, that's very good. Ragazzi, è ora di cena e io e Fuso non siamo andati al mare perché ci siamo addormentati come due pere. Però domani stiamo già organizzando delle cose molto belle, quindi poi vedrete. Intanto stiamo passeggiando sul lungomare alla ricerca del ristorante dove fanno anche cocktail. Siamo arrivati al ristorante, guardate che bella vista che c'è. Raga, buongiorno, giorno 2 qua a Corfù. Ieri alla fine non vi ho più mostrato molto perché dopo cena siamo tornati a casa e abbiamo dormito, quindi ieri è stata una giornata un po' di organizzazione. Però da oggi abbiamo organizzato le cose molto belle, quindi adesso mi tuffo in piscina perché ho molto caldo. Poi ci facciamo il pranzo e nel pomeriggio vedrete dove andremo, un posto bellissimo, almeno così sembra. Qui sono tornata il mio libro da leggere, ora mi tuffo.
Partita a domino prepranzo. Ok raga, siamo in taxi, stiamo andando a prendere una barca a questa spiaggia che si chiama Palaio Castresa, dove il mare è molto bello. La cosa che mi preoccupa è che ci danno una barca noi due e basta, non serve la licenza nautica e la vuole guidare Gabriel. Siamo arrivati, ora vi facciamo vedere la vista, guardate. Però un motoscafo ci ha portato una spiaggia qua davanti che è un po' più tranquilla e siamo qua. Raga, siamo tornati dal mare. Ora ci sistemiamo in realtà molto velocemente perché non abbiamo voglia e andiamo voglio a mangiare un kebab greco. La pita. Ecco raga, stiamo uscendo a cena, mi sono preparata veloce, non avevo voglia. E nulla, ora vi portiamo con noi a mangiare. Ma sai che sei bellissima? Giuro. Tu dici sempre che sei brutta e che sembri un uomo, ma sei veramente bella. Siamo venuti a mangiare da Papagallos. Posto molto affollato, ma dico tutti che sia buono, poi costa poco. Ecco, è arrivato il nostro kebab greco, la pita. Vai, assaggia. Buono? Buono. Abbiamo finito di mangiare, abbiamo bevuto qualcosina e ora stiamo tornando a casa. Notte babes. Buongiorno raga. Abbiamo appena mangiato pane, filadelfia e marmellata e ora andiamo in piscina per poi decidere cosa fare, come sempre. Grazie. Ora stiamo andando a prenderci di nuovo la pita greca perché era troppo buona e volevamo mangiare qualcosa di veloce, non avevamo voglia di cucinare. La prendiamo, la mangiamo a casa mentre ci guardiamo qualcosa e poi andiamo in mare. Oggi abbiamo deciso di stare qua vicino perché domani andiamo a noleggiare appunto la barca che vi dicevamo da soli. Doveva fare il lavoro dell'uomo? Dale cogno, vamo. Mettelo qua Alice. Bravo, che l'hai messo troppo basso. Ma non rompere il coglione. Bagnetto fatto. Abbiamo giocato a domino, mi sono preso uno smoothie con fragola, pesca e banana, molto buono. Io ho appena fatto skincare e doccia, adesso mi sistemo un po' la faccia. Gabri, devo prendere i miei trucchi e poi facciamo una pasta. Gabri, ora stiamo mangiando pasta. Spaghetti bolognesi. Guardando Netflix. Ora siamo usciti a prenderci qualcosina e abbiamo trovato questo gatto che piange. Ne abbiamo appena trovato un altro. Comunque dovete sapere che la Grecia è piena di gatti. Raga, siamo invasi da gatti. Raga, non sento nulla, però sono arrivati drink. Alice, perché tu hai un tono di voce di merda? Di parlare forte. E comunque stiamo tornando a casa. Buongiorno raga, con questi capelli pazzi stiamo facendo la danza del sole, facendo il caffè per poi andare alla Castresa a fare. Oggi io guiderò con lo scafo Alice, andiamo in mare, mare aperto, supereremo la tua paura del mare. Ora vi faccio vedere cosa metto nella borsa mare. Innanzitutto i due teli mare, poi pochettina per portare soldi e documento, poi crema solare 30 però perché per fortuna siamo un po' più scurettini, ma bisogna stare attenti a non scottarsi. Ok, da sole, acqua perché fa molto caldo, poi porto il mio libro da leggere e il domino perché ormai ci siamo ingannati a giocare a domino. Siamo in taxi, siamo quasi arrivati al posto, adesso mangiamo, fa un po' tardi, e poi prendiamo il nostro motoscafo. Sarò in barca tipo che mi cagherà addosso guardandomi intorno perché ho paura che esca una ballina o uno squalo. Eccoci arrivati. Queste scale raga sono pericolosissime. Secondo me sono cadute almeno 113 persone da queste scale. Eccoci qua. Raga, io mi sono ripresa la pina colada perché è fresca e ora stiamo aspettando i nostri hamburger. Finalmente sono arrivati gli hamburger. Posso mangiare? Stiamo aspettando la barca e alla fine non abbiamo preso quella da soli perché non potevamo praticamente far nulla, dovevamo stare qua vicini, non potevamo entrare nelle grotte. Dato che volevamo vederle abbiamo preso quella con la guida. Raga, siamo arrivati alle grotte. Questa si chiama Grotta dell'Amore. Ma che bomba!
un po' di music. Bravo. Crazy papi, dale! Raga, doccia fatta, ora mi sto sistemando un po', mi trucco giusto un pochino, però non troppo perché stasera non faremo nulla di che, mentre domani sera sarà una serata un po' più importante e dopo andiamo a mangiare. Non so in realtà quanto si veda, però non ho messo eyeliner, non ho esagerato con blush, contouring e ora pronti per andare a cena. Ho fatto outfit molto semplice, top, pantaloncini. Non sappiamo ancora dove andare, faremo il lungomare e vedremo quello che ci spera di più. Raga, abbiamo trovato altri gattini, ma questo è minuscolo, cioè... è mio. Alla fine abbiamo deciso di fermarci nel ristorante italiano perché sì, non insultateci. Tutti penso che dopo un po' in un altro paese cerchino un ristorante italiano. No. Ci siamo fidati perché fuori c'è il cartone di Maradona. Pizza arrivata. Sembra molto buona, ma sincero. Porca troia, c'è la pizza è più italiana che in Italia. Raga, siamo svegliati, ora siamo sotto il sole cocente perché ieri Gabri non ha voluto comprare la colazione e andare a fare colazione fuori. Io ho preso blush al cioccolato e succo alla pesca e Gabri, boh, americanata con la crema chantilly. Che venire da vomitare, Gabri? I'm black American. Ho bagnato in piscina perché stiamo morendo di caldo. Gabri è andato a fare la cacca, come sempre. Pomeriggio andremo al mare a Barbati Beach, poi faremo vedere. Come al solito ho vinto a domino e quindi Gabri deve buttarsi di testa in piscina. Non è una penitenza, è una cosa positiva perché fa un caldo cane. Siamo arrivati a Barbati Beach. Veloce, sto morendo di caldo. Abbiamo fatto il bagno, non so quanto si senta in questo posto. Abbiamo preso anche il gommone che ci ha trasportati in mezzo al mare. Mi sono frantumata le mani tutto. Ora Gabri sta giocando a calcio e intanto abbiamo preso qualcosa da mangiare, vero, carpaccio e hamburger. Ora stiamo tornando a casa a lavarci. Faccia fatta, adesso mi trucco, mi vesto, vi faccio vedere il look e poi vi facciamo vedere dove andiamo dopo. Raga, allora questo è il fit, sì, senza ciabatte ovviamente, ma con le scarpe e la borsa. Sto con una lunga, questo top, mentre Gabriel è ancora qua a non fare un cazzo. Alla fine siamo usciti ora che sono le 11:40 perché Gabriel ci mette tanto a prepararsi e in realtà non abbiamo molta fame, mi prendo un gelato per quello di gelato e poi andiamo in disco. Fatti vedere tu. Questo è quello che ho preso io. Questo è quello che ho preso Gabri. Noi sempre molto simili. Siamo usciti. Adesso Gabri vabbè un po'. Raga, ci fermano tutti, ci vogliono bene, ci amano, so, che siamo veri, ringrazio Dio che siamo veri, grazie Dio. Abbiamo incontrato un sacco di voi, siete stati carinissimi, vi giuro. Ciao, buonanotte. Ciao raga, buonanotte, ci vediamo domani. Andiamo. Raga, noi ci siamo svegliati, oggi non molto presto perché ieri siamo andati a ballare, abbiamo già fatto un bagnetto in piscina. Distruggo, maledetta. Dobbiamo fare una partita ping pong prima di mangiare la pasta e poi decidiamo dove andare al mare oggi pomeriggio. Siamo di nuovo in taxi e alla fine abbiamo deciso di andare in questa spiaggia che si chiama Daphnila e faremo le moto d'acqua perché... scassare balle, lui non riesce a stare un giorno di vacanza a rastrellarsi, no, lui deve per forza fare le cose dove potersi affogare, potersi morire. Ieri io mi sono porticato un braccio. Stiamo salendo, questo è il nostro bolide. Purtroppo non possiamo portarci dietro il telefono, le cose. Abbiamo fatto jet ski molto divertente. Au! Au! Ora siamo in questa spiaggetta. Dopo andremo a mangiare in questo ristorante che abbiamo trovato per puro caso perché siamo venuti qua a fare jet ski e abbiamo detto vabbè fermiamoci qua. Andiamo dentro per dare un'occhiata al menù e vediamo su ogni tavolo una salsa di soia e delle bacchette. Ragazzi, sono arrivati gli antipasti, sembrano molto buoni. Stiamo tornando a casa, guardate che bello. Ci svegliamo?
Oggi ultimo giorno, ora stiamo facendo colazione, poi prendiamo il taxi e andiamo nella spiaggetta bella che eravamo andati l'altra volta, che si chiama Barbati Beach. Ragazzi, siamo arrivati, comunque ci siamo già buttati in acqua perché fa un caldo assurdo, anche perché è l'ora di pranzo. Ora stiamo ovviamente giocando a domino. Ora stiamo mangiando dove abbiamo mangiato l'altra volta, questa volta siamo davanti al mare. Ecco qua il mio schiavo. Ora siamo tornati in hotel, penso che però nessuno si sia in piscina perché ho comunque un sacco di caldo, poi sistemeremo le cose qui sopra. Raga, ora mi ho preparato le valigie molto velocemente, non mi ho ripreso perché sono stata male prima, non so, avevo mal di pancia e nulla, ora siamo in taxi che stiamo andando in aeroporto. Perché hai mangiato troppo, ciccioli. Raga, siamo in aeroporto e stiamo aspettando che apra il nostro gate per prendere il nostro aereo. E abbiamo appena mangiato a Burger King, dove io ho mangiato un'insalata che faceva cagare. Raga, il nostro aereo, sta andando a fuoco. Speriamo di non morire. Stiamo per morire. Raga, buongiorno. Scusate se ieri non vi ho più ripreso appena atterrati, ma sono collassata in macchina. Comunque spero di essere riuscita a mostrarvi al meglio le cose. Fatemi sapere se anche voi ci siete andati o ci andrete e qual è il posto preferito dell'isola. Poi per qualsiasi informazione o domande sapete che potete scrivermi qua sotto nei commenti. Detto questo, vi ricordo solo di iscrivervi ed attivare la campanella se non volete perdere i prossimi video. E nulla, io vi saluto e ci vediamo al prossimo, che spoiler sarà un mega haul.